Gli animali dovrebbero esserci grati, senza di noi non esisterebbero neanche. È vero che li uccidiamo, ma grazie a noi hanno anche l'opportunità di vivere. Il concetto principale che sta dietro a questa scusa è che se noi non facessimo quello che facciamo agli animali, ovvero farli nascere forzatamente, usarli, sfruttarli ed infine ucciderli, loro automaticamente si estinguerebbero. Questa scusa mira a ribaltare la situazione per giustificare quello che facciamo, ponendo noi umani come gli eroi della situazione e gli altri animali come coloro che dovrebbero esserci grati per quello che facciamo. Prima di tutto partiamo dall'affermazione: se noi li allevassimo si estinguerebbero. È davvero così? Beh, per rispondere a questa domanda basta pensare a tutti quegli animali che vivono tranquillamente in natura, lontani dal dominio umano. È vero che molte specie sono a rischio di estinzione, ma questo non è causato dal fatto che noi li alleviamo, ma è dovuto dal fatto che la nostra presenza in quanto specie su questo pianeta ha alterato e sta continuando ad alterare gli ecosistemi di tutto il mondo. I rapidi cambiamenti che la nostra specie impone sull'ambiente circostante sono di grande impatto per tutte quelle specie che vivono in determinati ecosistemi e a cui non viene data la possibilità di adattarsi, portandoli così all'estinzione. Ma questo è un problema diverso, seppur collegato fortemente all'azione di allevare animali. Tratteremo questo concetto più tardi nel video. Gli animali che invece vengono allevati e usati appartengono a specie che sono state selezionate artificialmente e geneticamente modificate nel tempo e quindi addomesticate. La domesticazione le obbliga a vivere con il supporto dell'uomo, per questo gli animali che si liberano o vengono liberati dai luoghi di oppressione come mattatoi, allevamenti, laboratori e tanti altri vanno a vivere nei santuari o rifugi per animali. Non vengono liberati in natura perché spesso incapaci di vivere senza l'aiuto umano, in quanto addomesticati. E questo compromesso di semilibertà è il massimo che attualmente si può fare in una società ancora fortemente strutturata in maniera specista. Tutte quelle specie che vivono e continuano ad esistere lontane dal nostro controllo sono la dimostrazione che non serve addomesticarle per evitarne l'estinzione, ma come andremo a vedere ora, l'industria zootecnica è la principale causa di estinzione delle specie animali. Allevare animali ha un forte impatto sia sull'ambiente e sia sulle specie animali che vivono in natura. Questo perché allevare animali per scopi alimentari richiede una grandissima quantità di terreni, usati sia per contenere gli animali e sia per produrre il cibo necessario a sfamarli. Lo studio più completo mai realizzato fino ad ora sull'impatto ambientale del cibo, condotto da Pur e Nemecek, ha concluso che un passaggio globale ad un'alimentazione 100% vegetale potrebbe consentire il recupero del 76% dei terreni coltivati. Per più informazioni a riguardo vi rimando a questo video. Questi terreni, se non utilizzati per allevare animali o coltivare cibo destinato agli animali, potrebbero tornare a come erano prima. Potrebbero nuovamente tornare ad ospitare specie che erano state allontanate in precedenza. Un esempio importante che potremmo fare anche per includere una specie marina all'interno del discorso è la situazione dei salmoni allevati. L'allevamento di salmoni sta causando gravissimi danni alle popolazioni di salmoni selvatici, sia tramite la diffusione di malattie e sia tramite il passaggio di tratti genetici non adatti alla vita selvaggia, passati alle generazioni future, dopo che alcuni riescono a sopravvivere e scappare dagli allevamenti. Questo è un enorme problema perché sta portando le popolazioni di salmone selvatico all'estinzione. E i primi segnali di questa estinzione stanno già emergendo da anni. Il salmone selvatico gioca un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema in cui vive e con la sua diminuzione essi stanno collassando, causando così non solo problemi all'ambiente, ma anche ai suoi predatori sempre più condizionati dalla situazione e verso l'estinzione. Non voglio entrare troppo nello specifico del problema perché vogliamo dedicarci un video a parte. Vi lascio comunque tutti i link per informarvi qua sotto in descrizione. Capite quindi che allevare animali, sia terrestri che marini, è estremamente dannoso per l'ambiente ed è la prima causa di estinzione delle specie, esattamente il contrario di ciò che la scusa vuole farci credere. Se davvero teniamo all'esistenza delle specie animali presenti in natura, allora dobbiamo smettere immediatamente di allevare animali. Un altro aspetto importante di questa scusa che va affrontato è il concetto del "lo facciamo per il loro interesse" e grazie a noi se hanno una vita. Può davvero essere considerata vita una situazione dove vieni fatto nascere forzatamente, separato dalla tua famiglia, rinchiuso, usato, sfruttato e poi una volta che hai raggiunto il peso giusto o esaurito le forze per produrre qualcosa, vieni mandato al mattatoio per essere ucciso e trasformato in un prodotto? Può davvero essere questa considerata una vita? Anche nella migliore delle ipotesi, dove la tua gabbia è un po' più grande, mangi cibo migliore e magari vivi qualche mese in più,
Può davvero essere considerata vita quando vieni caricato su un camion e trasportato al mattatoio? Può davvero essere considerata vita una situazione nella quale vieni privato dei tuoi istinti naturali e usato per fini economici? La considereremmo una vita se tutto questo venisse fatto a noi o seppure venisse fatto a qualcuno a cui teniamo? Riusciremmo ad essere grati se queste fossero le condizioni di vita? Una vita composta da paura e sofferenza, passata lontana dalla propria famiglia e rinchiusi, che termina con un colpo in testa o con un coltello alla gola. Saremmo grati di vivere una vita del genere. Questa scusa non solo trasuda privilegio, ma dimostra anche il fatto che siamo solo disposti a chiamarla vita se non siamo noi nella posizione dell'oppresso. Dimostra come chi la usa non riesca a vedere le cose dal punto di vista della vittima e mantiene un atteggiamento altamente specista. È troppo facile dire che gli animali dovrebbero esserci grati per quello che gli facciamo quando siamo noi a vestire le vesti dell'oppressore e a trarre del beneficio dalla situazione. Vedi, un conto è riconoscere l'individualità di ogni singolo animale e riconoscere il suo desiderio di vivere una vita libera, lontana dalla sofferenza. Un altro è cercare di giustificare l'oppressione imposta su di loro, cercando di far passare il tutto come un atto di benevolenza nei loro confronti. Nel primo caso si parla di empatia e giustizia. Nel secondo caso si parla di disonestà intellettuale ed egoismo. Possiamo quindi affermare che alleviamo gli animali per il loro interesse e perché ci teniamo a loro? Assolutamente no. Quello che facciamo non tiene per nulla a mente i loro interessi, ma lo facciamo solo per i nostri. E cercare di capovolgere la situazione a nostro favore non fa altro che dimostrare lo specismo e l'antropocentrismo che permea la nostra società.